Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gianluca Rossi, che mi chiede di parlare del film del 2014 The Judge, appunto, con Robert Downey Jr. e Robert Duvall, diretto da David Dobkin. Allora, The Judge narra la storia di Hank Palmer, un avvocato famosissimo di Chicago, un difensore bomba, interpretato appunto da Robert Downey Jr., che era andato via da parecchi anni dalla sua cittadina, Carlin, in Indiana, è costretto a tornare perché la madre è morta, torna in città e scopre che il padre, giudice emerito e amatissimo da tutta la comunità, è indagato ed è praticamente messo sotto perché accusato di omicidio. Il nostro quindi decide di difendere il padre e di lì tutta la storia, che poi in realtà è quella più di padre e figlio che poi del reato, diciamo, che del legal thriller puro. E David Dobkin, su sceneggiatura sua e di altri due, tira su questa specie di dramma familiare legato anche a un certo punto a un legal thriller che in realtà ha dalla sua dei buoni dialoghi e una grande recitazione di un Duvall completamente esaltante, di un ottimo Robert Downey Jr. Il problema secondo me sta un po' nel manico, la regia mi sembra abbastanza sciatta, non riesce ad arrivare a pigiare fino in fondo, non so, e nel suo voler essere classica in realtà rischia di essere vecchia, noiosa, perché il classicismo va saputo utilizzare. Chiaro, il reparto tecnico, montaggio, fotografia e tutto il resto è di ottimo livello, così come costumi, la sceneggiatura, la scenografia, scusate, tutto quello che riguarda appunto i tecnicismi del film. Il problema sta proprio nella piattezza di certe esposizioni, non tanto nella suddivisione in atti, nel fatto che poi il dramma familiare appunto sia più importante del dramma legale, diciamo, del dramma dell'omicidio. E quello che interessa di più infatti è il rapporto fra padre e figlio, il rapporto sempre difficile tra i due. I due fanno dei duetti spettacolari e quindi il film per me regge e sta in piedi proprio perché Robert Downey Jr. e Robert Duvall, anche se non diretti proprio alla stragrande, sono due attori di talento e riescono a tirar su un po' un film che comunque rimane per il sottoscritto un film poco più che modesto, interessante sotto alcuni punti di vista. La prima volta che lo vidi mi garbò anche di più, poi piano piano l'ho visto 2 o 3 volte, mi è sempre sembrato più noioso, non è mai riuscito a lasciarmi una scena che sia una praticamente nel cervello. E ripeto, Robert Duvall reciterebbe bene probabilmente anche L'elenco del telefono, e Robert Downey Jr. da parte sua li va dietro alla grande. Dobkin invece dirige svogliatamente, secondo me è un film che avrebbe meritato un po' più di attenzione. Resta il fatto che il film di sicuro brutto non è, ma che è uno di quei film che insomma passano e di cui nessuno più o meno si ricorderà, nemmeno adesso che ho fatto la recensione, nemmeno fra 6 mesi o fra 10 anni, così almeno credo.